Buonasera, capocce rossonere, buonasera a tutti, finalmente ragazzi, che sofferenza! Non volevo dirvi che vi avevo detto, non lo dirò perché fortunatamente abbiamo portato i 3 punti a casa, però incredibile, come previsto, partita della vita del Verona che cambia allenatore, tutti si sentono partecipi, tutti danno il 120%. Un Milan stanco, un Milan che veniva dal trittico terribile, Chelsea-Juventus-Chelsea, un Milan che praticamente non aveva completamente nessuno dei suoi giocatori, forse 90 minuti nelle gambe. Partita che inizia con un Verona subito iper propositivo, con un 3-4-3 che praticamente spinge il Milan sempre più nella sua area, e dopo 10 minuti da un improvviso errore praticamente del Verona. Il Milan si impossessa della palla, contropiede, Leao praticamente ingiocabile, pratica un altro sport in questa Serie A. Un fenomeno che causa l'autogol del Verona, un Milan che subito dopo un'occasione incredibile con Giroud. Ragazzi, Giroud ormai ha la lingua di fuori, le ha giocate tutte, stanco, io l'ho detto, non aveva senso farlo giocare ancora, non le poteva giocare tutti. Secondo me aveva più senso mettere magari Rebic dal primo. Niente, si mangia un gol clamoroso. Giroud praticamente solo contro il portiere dopo una bella azione. Da lì, niente, il Milan è sportivo. Il Milan che vuole bene agli avversari è andato in vantaggio con un autogol e praticamente ritorna davvero gentleman al Verona, all'opportunità di pareggiare. Con un errore, dobbiamo dire più errore che sfortuna da parte di Gabbia, perché la palla di Gunther, un'azione, bella azione del Verona, ben orchestrata, Henry riesce a fare la sponda decisiva per un Gunther lasciato solissimo da Kalulu che stringe troppo al centro della difesa. Gunther che fa una ciofeca di tiro, molto probabilmente Gabbia non si aspettava questo tiro vergognoso e niente, fa un errore, non riesce a intervenire. Lì la palla non si lascia mai. Lì se puoi intervenire, intervieni, però Gabbia interviene in maniera goffa. Niente, 1-1. Secondo tempo di sofferenza. Un Pioli che subito cambia tutti. Esce Giroud, esce Brahim Diaz. Entrano praticamente Origi. Entra Rebic. Successivamente entra Pobega, entra Bennacer. Ragazzi, che parliamoci chiaro, è l'uomo in più. Un Bennacer che crea superiorità numerica, riesce sempre a saltare il diretto marcatore, crea occasioni su occasioni, lui facendo sempre partire lui l'azione. Infatti addirittura Bocchetti fa entrare Callonde perché si rende conto che Bennacer non lo riuscivano a tenere, non lo riuscivano ad arginare, non riuscivano a placare quella che era la sua regia. E niente, finalmente da una meravigliosa azione in contropiede segna Tonali. Bella azione, la Fatal Verona, sto grande cazzo, lo vorrei dire a tutti gli amici milanisti. Fortunatamente ne usciamo, ragazzi. Partita difficile. Cosa ci rimane di questa partita? Sicuramente la prima partita da titolare per Adli. Una partita dove fa vedere ovviamente la sua tecnica. È un po' leggerino in qualche circostanza. Anche lui, Pioli l'ha detto, ha bisogno di tempo per adattarsi. Non è che Pioli non li fa giocare perché è cretino, non li fa giocare perché li vede costantemente. Direi che forse l'allenatore migliore della Serie A a lavorare con i giovani insieme a Gasperini, lo ha detto, un giocatore che ha fatto vedere sicuramente Belanci, ottima regia, ce l'ha il colpo del genio, no? Non a caso viene soprannominato l'artista dei tifosi rossoneri, però ancora un po' leggerino, pecca in fase di difesa, lui è una mezzala, Pioli lo ha messo trequartista del 4-2-3-1, ancora c'è da lavorare. Origi che dobbiamo insegnare al nostro Divock Origi, o Origi che in Serie A magari partita di sofferenza, stai vincendo 2-1, tienila un po' la palla, tienila. So che in Premier non si usa, però in Italia un po' tienila perché voleva sempre finalizzare, cerca tiri da fuori, ha tanta voglia di farsi vedere, ma sono sicuro che speriamo che gli infortuni possano abbandonarlo, farà vedere di valere qualcosa. Ragazzi, niente. Il video post partita finisce qui. Sono veramente molto felice perché avevo un po' la stessa sensazione post, cioè pre partita col Sassuolo. Avevo paura di un Milan che scendeva in campo, magari molle. Un po' si stava materializzando questa mia paura, ma non per mollezza, ma per stanchezza da parte del Milan, per deconcentrazione. Nota negativa, prendiamo sempre gol.
Questa sera abbiamo concesso perché obiettivamente il Verona poteva fare anche un altro gol. Magari nelle partite non concediamo tanto agli avversari in generale, però prendiamo gol in quella mezza occasione, lo concediamo sempre, voi per distrazione. Per finire questo video, ragazzi, facciamo un inchino al nostro Malik Chow perché è entrato anche lui, due gol salvati praticamente, incredibile, un muro, salva un gol a porta sicura, a botta sicura, scusate. Immolandosi come un gladiatore, salva un altro gol al 95esimo. Ragazzi, tanti applausi per lui. Abbiamo bisogno di lui perché è un giocatore che rispetto Gabbia, che gioca molto come Kier, quindi magari è lento, non è veloce come Kalulu, quindi non riusciamo a tenere la difesa molto alta, un po' come quando gioca Kier, ripeto, come quando giocava in passato Romagnoli. Abbiamo bisogno di un altro calciatore veloce per mantenere questa pressione asfissiante nell'area avversaria, un po' come Pece Pioli. Niente ragazzi, il video finisce qui, tre punti fondamentali, ci portiamo al terzo posto, era fondamentale vincere perché altrimenti il Napoli poteva tentare una mini fuga, era fondamentale vincere, visto anche un Inter in ripresa, manteniamo la distanza dai cugini e niente ragazzi, ci vediamo domani con il video pagelle, bella raga!